Ok, sali, 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 ti prego, apriti, apriti. Ah, sei arrivato lungo! Chi avrebbe mai pensato di far attraccare a Sdrubale completamente la nostra base? Oh, porca la miseria! Aspetta, torna a bordo, torna a bordo! No, mi sembra tutto tranquillo. Porca la miseria, sì, ci sta ancora attaccando. Continuiamo a scendere, evitiamo di mettere i nostri santi piedini nella lava. Vieni da papino, porca la miseria, non provare a sfuggire. Porco canaglia, salve signore. Che bello rivederla dopo tanto tempo. Si è compenetrato sotto il pezzo di erba. No, Giorgio. Giorgio, Giorgio, amico mio, che piacere rivederti dopo tanto tempo qui su Sottonautica 2023 Edition. Chi non ha guardato la prima stagione di Sottonautica, in effetti, non saprà che la nostra Muta Prone era stata soprannominata Giorgio. E non mi ricordo quanti Giorgio, si scrive proprio Giorgio, se qualcuno avesse dubbi, fossero morti in servizio ai tempi d'oro. Rossa è molto sexy. Il nome glielo possiamo fare tipo arancione. Gli interni invece me li fai, non lo so, un azzurrino chiaro. E la striscia invece la facciamo, credo sia giallo, santo daltonismo. Spero di non aver fatto minchiate. A posto? Confermato? Oh, ora ti riconosco, Giorgio. E che cocchio, mi ero dimenticato che Giorgio là dietro ha anche un modulo di stoccaggio. Ed in effetti è lì che verranno depositate le risorse raccolte dalla trivella che quest'oggi dobbiamo inaugurare assolutamente. Fatemi scaricare un po' di materiali perché altrimenti io non posso fare praticamente nulla. Allora, dobbiamo assolutamente andare a recuperare Sdrubale. O siamo nella M più totale, dobbiamo raggiungere le profondità di questo pianeta. E in verità non possiamo farlo... aspettate che tolgo la maschera. Ecco qua, così non dà fastidio. Dicevo, non possiamo farlo fin tanto che non potenziamo sia Giorgio che il nostro Sdrubale, perché non possono scendere allo stato attuale troppo in profondità. È una bella fregatura. Tuttavia mi mancano la maggior parte delle risorse, quantomeno in questa base, per poter craftare i necessari potenziamenti. Allora datemi mezzo secondo, che intanto mi serviva del benzene per craftare poi la polianilina. No, questo che voleva l'acido cloridrico, che a sua volta si craftava con i funghi delle profondità. Ce ne dobbiamo portare via un po' di più. Ciao stalkerino. Perché li dobbiamo allevare alla nostra base principale, perché prima o poi ci serviranno e sicuramente io mi dimenticherò di coltivarli. E lui disse mi si è craftato l'acido cloridrico. Ottimo, poi ci vorrà dell'oro, che per fortuna avevamo ancora in uno dei vari armadietti. E almeno il primo modulo lo possiamo installare, quello dell'efficienza del motore, che farà in modo che la Prone consumi molta ma molta meno batteria. E fidatevi che quella ciuccia come non ci fosse un domani. Purtroppo non possiamo fare il rinforzo dello scafo perché i diamanti ce l'ho nell'altra base. E qui, oddio, qua serve un lingotto di plastacciaio. Oddio, aspetta un secondo, lo possiamo craftare, abbiamo la tecnologia, abbiamo il litio. Recuperiamo eventualmente titanio da qualunque magazzino. Dai, avanti, more titanio. Stalkerini, mi prestate un po' di rottami? Giuro, dopo ve li ritorno. Ecco qua uno ed ecco qua due. Più che sufficienti, via! Ah, ho cominciato ad installare le mod all'interno di Subnautica. Il problema è che la maggior parte delle mod sono per la vecchia versione di Subnautica, che ha subito un considerevole aggiornamento, mi pare quest'anno, l'anno scorso, adesso c'ho un vuoto di memoria, quindi non sono più compatibili. Ad esempio ho installato una mod che ci permetterà di far attraccare a Sdrubale alla nostra base. Oh ragazzi, non so neanche se funziona, non l'ho testata. Ho letteralmente installato tutto 10 minuti prima di iniziare l'episodio, quindi grazie del lingottone. Dicevo, quindi non aspettatevi più di tanto e lo convertiamo in un lingotto di plastacciaio. Yay! E così possiamo craftare anche il secondo potenziamento. Non mi ricordo effettivamente Giorgio che profondità potesse raggiungere. Lo scopriremo una volta inseriti i relativi moduli. Qui abbiamo l'efficienza e qui abbiamo la profondità versione 1. Che peraltro sì, mi ha richiesto il minerale di nickel e sta cosa mi sta facendo triggerare male, che voi non ci avete idea. Purtroppo abbiamo solo 4 slot, quindi ci dobbiamo accontentare. Qui ne mettiamo uno e qui ne mettiamo due. Ora, ok, 1300 metri sono più che sufficienti per questo episodio. Però se andiamo alla postazione per le modifiche, e non lo faremo oggi perché manco per il cocchio, potremo potenziare a livello 2 il modulo di profondità del ciclope, ma ci serve il nickel che abbiamo finito, ma lo possiamo recuperare. Quello della Muta Prone invece ci richiede la cianite. Ecco, questa è una risorsa che si trova ad elevata profondità in una zona che oggi, a prescindere
dobbiamo raggiungere. Allora, potremmo andare molto ma molto rapidamente a recuperare proprio Asdrubale, solo che lo facciamo a bordo della muta prone. Oh, 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 levati bastardone! Ti trivello la nonna, mi ha fatto jumpscherozzo, non mi aspettavo un attacco così all'improvviso. Ma ti pare il caso? Stavo per dire, questa storia non può finire bene, perché purtroppo per noi non possiamo letteralmente nuotare come facciamo con gli altri veicoli, no. Questa cammina sui fondali. Per mia fortuna abbiamo le rampen, perfetto, che ci aiuterà considerevolmente. E dobbiamo appena possibile craftare il potenziamento dei nostri razzi posteriori, in modo tale da aumentarne l'efficienza. Allora, Asdrubale, vabbè, è a 600 metri in quella direzione, non è un grande problema. Così facendo, ne approfitto per riprendere mano con la muta prone, perché è uno stile di movimento, combattimento e tutte cose completamente differente rispetto a quanto abbiamo fatto fino adesso. Sì, lo so che ce li ho alle spalle, che vogliono mozzicarmi il culo, li ignoro completamente. Asdrubale, sto arrivando, ancora 400 metri, se non fosse che adesso scenderemo veramente un sacco, quindi occhio. Lonino, peggiore delle ipotesi, vai di rampino! Ok, ha funzionato. Mi tiri verso l'alto? Sì, ma se non ci blocchiamo... Ah, ce la faccio, ce la faccio! A posto, come non fosse accaduto nulla, tutto calcolato. Ah, ah, precipito, precipito, verso il fondo dell'oceano. Ma porca la miseria, niente. Il rampino funziona tendenzialmente quando sei in grotta. Oh oh, oh oh, ho finito l'energia? Ricaricati, ricaricati, razzo posteriore, veloce. Ah, signorina. Sì, non è proprio il momento per distrarmi con ste lezioncine. Ok, sali, 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 ti prego, apriti, apriti. Ah, sei arrivato lungo. Aspetta, 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 che difficile. Ce la faccio, ce la faccio, dammi una manina, Asdrubale. Oh, che culo. Oh, ho temuto il peggio. Grazie, caro. Ah, sì, ho installato un'altra mod. Praticamente adesso i pesci all'interno degli acquari si possono riprodurre. Direi che sta funzionando. Eh sì, perché prima ce n'erano solo due e adesso sono quattro. Oh! In passato invece dovevi costruire gli acquari quelli grossi più grossi, altrimenti quelli standard non permettevano alle creature di riprodursi. Quindi, yay, ce ne devono essere sempre almeno due per ogni singola specie e ci devono essere slot liberi. In questo caso ovviamente non si riprodurrà nessuno. Però era qualcosa che mi serviva effettivamente. Allora, tanto che siamo a bordo, aspetta che c'è la radio. Oh, dica? Ah. Signore, prenda una caramella per la gola perché c'è un pochettino la voce roca. Questo non me lo ricordavo come messaggio dai tempi d'oro, eh? Signorina, abbiamo ricevuto nuove coordinate? Forse sono zone che abbiamo già raggiunto e il gioco ha detto siamo a posto dal mio punto di vista. Ad ogni modo, fatemi dare un'occhiata. No, abbiamo 3 dei 4 diamanti che mi servono. Ma mi prendi per il chiurlo? Wow, c'erano una marea di risorse, tra cui lo zolfo cristallino che mi serve per potenziamenti rari e faighi. Giorgio, c'hai un bel culetto, te lo volevo dire, insomma, so che ci tieni. Ok, non ci resta quindi che ritornare alla nostra base principale, in modo tale da trovare il nuovo punto d'accesso che ci permetta di raggiungere il Lost River, perché io qua sotto no, non ci torno neanche se volete. Voglio accedere da una zona più tranquilla. Oh no, Asdrubale può raggiungere solo 900 metri di profondità. Signori, dobbiamo craftare il nuovo potenziamento, altrimenti siamo fregati, perché Asdrubale fino a 1300 mi ci deve arrivare. La muta prone farà il grosso del lavoro, però Asdrubale ci permetterà di trasportare le risorse. E ci sono un sacco di creature brutte e pericolose là sotto. E che dobbiamo lasciare qua il Seamoth che ci ha accompagnato per tante avventure. Non potevamo avere una Asdrubale uber lungo che trasportasse due veicoli, no? Lonino, pretendi troppo e che stracocchio. Allora, per adesso scarichiamo le risorsine in uno degli armadietti interni. E dopo, casomai, torno qua a recuperarle perché devo portare... No, magari non gli strumenti, razza di imbecille. A parte il fucile a stasi che per adesso non ci serve. Vediamo di non aver lasciato niente nel modulo di stoccaggio del Seamoth. Ah, giusto. Queste uova. Non possiamo vivere senza di loro. Ma porcaccia. Lasciamo stare, Lonino, non t'arrabbia.
E il resto delle risorse che abbiamo qua, direi comunque di portarcele via. Non avrò grandi occasioni o motivi per ritornare qua. Ah, già, aspetta, che nei commenti mi avete detto: Lon, ci sono 8 miliardi di batterie, razza di idiota. E ci avete anche ragione, in effetti, eh. Queste ci serviranno, perché se tutto va bene le convertiremo molto ma molto presto in batterie uber potenti che utilizzeranno i cubi ionici, quelli verdi, alieni e tutte cose. Ok, base, non so se ci rivedremo prima della fine, casomai passo a salutarti. Ah sì, devo venire a prendere il Simot. Ovviamente dobbiamo ritornare qua. Ok, verso la strada di casa e oltre. No, beh, intanto fermiamoci lì, sarebbe già un buon inizio. Guardatela quanto è bella la nostra base faiga. Oh oh, Lonino, sai che devi craftare il modulo di attracco di Asdrubale. Secondo me mi proietta tipo la Asdrubale verso lo spazio e non lo rividerò mai più. Allora, dove lo facciamo attraccare? Perché io ho genuinamente paura. Allora, cerchiamo di avvicinarci abbastanza. Ma il motore si può spegnere? Oh, si può spegnere anche manualmente. Così non consumiamo corrente. E chi... sicuramente non attiriamo creature pericolose, che sarebbe la cosa più importante. Direi di riattraccare con la muta prone. Oddio, se faccio una cazzata finisco sul fondale però. Pertanto, Lonino, non fare una cazzata. Ce la faccio, ce la faccio, devo avere fiducia in me. Ok, ok, non guardare sotto, non guardare sotto. Che succede? I razzi! Non funzionano i razzi posteriori. Perché erano scarichi? Ah, non si sono ricaricati durante il viaggio. Allora, questo è un vecchio trucco. Basta che ti aggrappi con il rampino e intanto i tuoi razzi posteriori si ricaricano. Ok, vai, 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 vai. Spinta verso l'alto. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare? Manca pochissimo. Non mi tradire all'ultimo. Non mi tradire all'ultimo. Te lo chiedo in ginocchio. Grazie, signorina. Direi che ci conviene piazzare un paio di basette qua sotto, onde evitare futuri problemi. Allora, fatemi scaricare un cicinino all'inventario. Aspetta, nel frattempo si sono chiuse le uova, peraltro. Wow! Lo prendo come un sì. Guarda quanta roba che si muove là dentro. E quelli che cocchio sono? Dovrebbero essere i pesci che ti ipnotizzano e poi ti rubano il portafoglio. Sì, ho capito, signorina, deve rompere le palle. Mi deve sempre stare col fiato sul collo. Sono un ometto grande ormai. Ecco qua, ho bevuto, ho mangiato. Cosa vuole di più dalla vita? Allora, come prima cosa vediamo di liberarci delle uova che sto trasportando. Quando si schiuderanno sarà il giorno in cui il telone disinstallerà sto cocchio di gioco. Pertanto liberiamo qua. No. No. No, vi giuro, c'ho già i cognati di vomito. Che schifo. Potreste non muovervi in quel modo. E dai. Da quest'altra parte, invece, possiamo mettere degli acquari standard che no, non verranno mai perfettamente dritti e tutte cose. Come vengono, vengono e vanno bene così. Visto che adesso possiamo fare in modo che i pesci si riproducano al loro interno, tanto vale approfittarne così. Possiamo anche vedere di svuotare il nostro acquario principale e possiamo assegnare un singolo acquario per ogni pesce del gioco. Allora, devo fare una prova. Le nostre creature standard, tipo il pesce affettuoso 1 e... no, scusate, volevo pesce affettuoso 2. No, non andate a sbattere l'uno sull'altro, porca miseria. Magari anche il pesce vanga... oh, che schifo, spaltate. Mi sto cercando di non guardarli, è pesce vanga 2, eh. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Li possiamo mettere all'interno dell'acquario piccolo? Secondo me no. Beh, il pesce vanga sì, ma presumo che il pesce affettuoso invece no. Allora, io faccio una prova veloce, veloce, vediamo che dice gioco. Infatti il gioco dice manco per il cocchio, sei un criminale, il pesce vanga... pesce vanga invece sì, perfetto. In teoria si dovrebbero riprodurre, anche se non utilizziamo le relative uova. E i pesci affettuosi invece li liberiamo qua dentro. Così il nostro acquario per far schiudere le uova è tecnicamente libero. Quindi solo i pesci più piccoli, forse i mesmer lì, come cocchio si chiamano. Oh mio Dio, ti chiami veramente mesmer? Oh, no, l'ho preso. Rilascialo, dove è andato? Non ti bacchiare, mi fai schifo. Prendi mesmer. Pesci vanga, ricordatevi che siete tra i pesci più nutrienti di Subnautica. Io la butto là come discorso. Ah no, sono grossi. E niente, allora anche questi possono essere solo inseriti nell'acquario grande più grande. Oh, guardali come sono contenti. Sarebbe stato meglio se avessero messo un indicatore che ti riportava la capienza dell'acquario stesso. Non mi pare la peggiore delle idee. Aspettate che la signorina fa due secondi. Ma devi bere, ma devi... ma vattela. Insomma, ci siamo capiti. Ok, a posto, signorina, posso andare avanti? Che poi sono bastardo io. Non dovrei neanche prendermela con lei, che si preoccupa solo per il mio benessere.
Allora, poi mi serve del titanio. Ne abbiamo ancora, dimmi di sì, grazie titanio. Prendiamone un po' di più, si sa mai. E del piombo. Anzi, prendi anche altro titanio, perché il piombo invece mi serve per craftare il punto di attracco di Asdrubale, che tecnicamente potremmo mettere qua in parte. Però mi copre un po' la visuale. Vabbè, vabbè, ragazzi, vediamo di testarlo. Non so nemmeno se funziona. Ok, dobbiamo per forza utilizzare uno di questi, è inevitabile. E su di esso mettiamo questo modulo. Sì. Cosa potrebbe mai andare storto, in fin dei conti? Di tutto. Di tutto, oddio. Va bene, provo. Proviamo. Le mie aspettative sono molto basse. Penso che si aggancerà direttamente qua sotto, per dover di cronaca. Io nella peggiore delle ipotesi ho salvato la partita, Metti che esplode tutto, esplode la base, esplode il computer del telone. Come faccio a fare un attracco preciso? Oddio, eccolo lì. Piano. Buon Salvino. Che succede? Gioco? Non sto più controllando nulla? Mi si è buggata l'animazione del personaggio? Ah, ok, sta andando in attracco automatico. Ok, sta comandando tutto lui. Bravo, bravo. Quindi non gli interessa l'angolo di attracco, l'importante è che attracchi. Ok, ha funzionato. Abbiamo attraccato correttamente? Sembrerebbe di sì, anche se mi ha dato tipo un messaggio di errore, come se avesse cozzato contro qualcosa. Oh, oh, io provo, vediamo un po'. No, in effetti ha sbattuto su qualcosa, mi dice. Ma davvero? Ok, si è spento da solo. Non era mai accaduto prima d'ora? Potrebbe essere un buon segno? Non ne ho la più pallida idea. Oh wow, ha funzionato! Sì, vedete che siamo qua sotto? Ok, è complicato, ma diciamo che funziona in un modo o nell'altro. Guardate bene, peraltro ti segna anche il quantitativo di energia delle celle del Cyclop. Dimmi che le ricarichi passivamente utilizzando l'energia della base, che sarebbe una figata di proporzioni bibliche. Se dopo ritorniamo... Sì, sta aumentando, prima era 85. Ok, ma è una figata assurda, cioè è un po' bagatello. Però, oh, funziona. Per sicurezza comunque io una cella di energia me la porto via. Ci torna utile a prescindere, sempre averne una con sé. Allora, devo craftare il modulo del... Oh, ma tu non ci sei qui, datemi mezzo secondo. Qua c'è bisogno di fili di rame, assolutamente. Ecco. Dicevo, possiamo craftare il potenziamento della resistenza dello scafo di Giorgio, ma mi sono accorto che mancava il terminale di aggiornamento dei veicoli, che spero non butti giù la resistenza della base. No, perfetto. Giorgio ha traccato. Bravo Giorgio, siamo molto ma molto fieri di te. Perché è un modulo di stoccaggio? Ah, stoccaggio aggiuntivo. Stoccaggio. Ci resta ancora un ultimo slot, ma lo tengo da parte per quando sbloccheremo il potenziamento dei razzi posteriori. Solo che mi serve lo zolfo cristallino. Sì, o come cocchio si chiamava. Sì, zolfo cristallino per 3 e ovviamente minerale di nickel. Quindi a prescindere, come ho detto, siamo costretti a ritornare là sotto. E niente, combineremo appena possibile. Santo cielo, dobbiamo recuperare ancora una marea di uova di creature prima di avere la collezione completa. E ovviamente dobbiamo anche recuperare tutti i vari pesci. Allora no, non questo, il fabbricatore. Io volevo anche craftare il chip della sala scanner per l'interfaccia, che ci richiede della magnetite. E ovviamente il telone si era portato via il rame perché se n'era dimenticato. Così facendo lo possiamo collegare alla nostra interfaccia. Olle. L'altra volta ti avevo chiesto di trovarmi delle uova di creatura, se ben ricordo, ma penso che tu ti sia probabilmente resettato. Quindi avviamo nuovamente la scansione. Ti permette anche di rilevare la presenza dei leviatani. Vedete, ne ha già trovata una poco distante. Ah sì, sono le uova nel nostro acquario. Grazie al cocchio, anch'io lo so che ci sono delle uova di creatura, idiota. Vedete, ora che abbiamo l'interfaccia, me lo fa comparire direttamente sulla mia schermata. Oh wow, ci sono delle uova di creatura, incredibile. Ah già, è vero, Giorgino, eri pieno zeppo di merchandise e tutte cose, me ne ero completamente dimenticato. Allora, fatemi tornare veloce... Ma non si vede niente, il buiume è assurdo, aiuto, non vedo niente. Datemi un secondo che piazzo un'altra cassetta da coltura per esterni. E quanto spazio nell'inventario? Poco, perché in realtà mi stavo procurando le risorse per i riflettori, perché altrimenti qua la sera non si vede praticamente nulla. Quindi qualche riflettore extra ci tornerà sicuramente molto ma molto utile per illuminare la nostra base. Ce ne serviranno veramente un bel po', però hanno un raggio d'azione veramente considerevole.
Per quanto consumino anche una marea di corrente, ma ora che utilizziamo l'energia del nucleare, dovremmo essere a posto. Ok, così illuminiamo la maggior parte della zona esterna della base. Fammi mettere un altro riflettore che punti verso la zona grande più grande laggiù. E il gioco è praticamente fatto. Ok, mi piace quello che vedo. Nel frattempo la batteria del nostro Cyclops si è ricaricata al 100%. E wow, non sono abituato a trasferimenti così veloci. Allora, segnacami qua per adesso le batterie. E le altre le possiamo tranquillamente ricaricare. Aspetta, anche la cella di energia. Si sa mai, ottimo. Ovviamente riempiamo la saletta relax di poster aziendali come non ci fosse un domani. Uno da una parte e uno dall'altra. Molto ma molto simili, ma all'azienda non importa. Mentre invece il poster del gattino, ovviamente lo dobbiamo mettere in camera nostra. Ah, piccolo adorabile stellino. Aspetta che mi crafto qualche bel elemento estetico, come una scrivania, che in realtà è tipo un gigantesco computer, ma vabbè, dettagli. Una sedia girevole, guardate come gira, porca la miseria. Così ci possiamo sedere alla suddetta scrivania. E se necessario un bel ripiano qua da parete. Olle. Beh, tecnicamente abbiamo un po' di oggetti da piazzare, tipo il berretto blu. In verità ci sono troppi pochi elementi estetici su Subnautica per giustificare... Abbiamo un altro poster, non mi ero accorto. Ah, era quello a bassissima risoluzione. Vabbè, senti, sgnaccalo sulla parete qua. Della serie meglio che nulla. Dicevo, ci sono troppi pochi elementi estetici per giustificare mensole, scaffali e chi più ne ha più ne metta. No, davvero, resta solo il pupazzetto? Purtroppo lì sopra non ci sta nemmeno, quindi sgnaccalo qua. E vi sarò tutti felici e contenti. Ci potessi mettere le pianticine, i funghettini, ma quelli li andremo a recuperare in un secondo momento. Avevo dell'acqua da parte, gioco, grazie, molto gentile. Perché voi pensate che io me ne sia dimenticato? E invece no, mi servono 4 unità di vetro smaltato ottenuto dai denti degli stalker che il telone ha rubato sul finale dello scorso episodio. C'erano denti di stalker dovunque. I dentisti erano contentissimi quel giorno. Ok, sono più che sufficienti. Fatemi portare là fuori del litio, perché mi servirà. Anzi, non devo neanche uscire. No, certo, mai fatto spaventare. Dicevo certo che no, perché... Oddio, serve altro titanio. Dovevi proprio rovinarmi la scenetta, Subnautica. Grazie, dal profondo del cuore. Dicevo, perché finalmente posso fare la cupola di vetro per stanza grande che... siamo giusti giusti di resistenza. Ok, è tipo un po' buio, aspettate che sorga il sole. E in men che non si dica, sto posto diventerà meraviglioso. E appena sorge il sole, ecco le ultime parole famose, il telone potrà anche partire all'avventura. Devo solo finire di sistemare un paio di cosine proprio veloci veloci. Spè! Ho sbagliato tasto. Che su Subnautica colpisci col tasto destro. E qualcosa che nessuno farebbe effettivamente. Ottimo, così abbiamo abbastanza spore. Vai, e olle, quando torneremo saranno tutti belli cresciutelli. Ok, abbiamo la maggior parte delle piante che ci servono normalmente. Ci mancano praticamente tutte quelle che sono prettamente estetiche. Oh, figlioli, sta venendo fuori veramente un bel lavoro. Oh, esteticamente questo punto d'attracco è perfetto. E poi siamo onesti, signori, chi avrebbe mai pensato di far attraccare a Sdrubale completamente la nostra base? Questa è la prima volta che vedo una roba del genere. Figlioli, io parto all'avventura, tranquilli che ritorno, perché c'è ancora tanto di quel lavoro da fare e dobbiamo sicuramente testare altre mod. Aspetta un secondo che c'è la lucina accesa, t'ho visto. Dica! This is Altera HQ. Oh mio Dio! Sì, fidi. Ma come, dai? Ragazzi, scusate, il codice? Ok, nel frattempo ho anche ricevuto una mail che mi ha distratto completamente, ma vabbè, dettagli. Ok, prosciutto e formaggio, figlioli, va bene anche voi? No, chiedo, si sa mai, così Becky fa tutto in una volta sola. Lasciamo stare che è meglio. Non c'ho voglia di arrabbiarmi. Allora, come facciamo a partire della serie? Riprendo il comando e tutti allontani? Vabbè, ovviamente devi riattivare il motore. Come funziona sta roba? Cosa sono sti comandi, peraltro? Non li ho mai visti prima d'ora. Oh mio Dio, è tipo un pilota automatico.
Ok, devo staccarmi? Sviluppatore, non mi hai detto qual è il tasto per staccarsi? Oh, porca la miseria. Ah, ok, era una E. Una semplice E. E lui si stacca. E ora posso ripartire. Ce la facciamo? Sì, 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 possiamo ripartire all'avventura. Oh, bene, 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 bene. Per un secondo avevo temuto il peggio. Allora, dobbiamo ovviamente recuperare Giorgio, il piccolo adorabile Giorgio. Aspetta, posso entrare da qui? Davvero? Vai. Ah sì, lui si teletrasporta sopra con animazioni molto brutte. Aspetta, aspetta. Siamo di nuovo scarichi. Oddio, mi sono aggrappato. Aia, ho sbattuto sulla struttura aliena. Ciccio, fammi entrare. Anzi, dammi 10 secondi che mi ricarico i motori posteriori. Sì, ma non aprire e chiudere ogni 2 secondi, eh. Porco cane. Perché la mia vita deve essere sempre costellata dai bug. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Fammi salire, fammi salire, fammi salire. E... ok. Sì, perché sta cosa si può buggare male. E succedono cose, scusi, molto ma molto brutte. Quindi lo vorrei evitare allo stato attuale. Ottimo, siamo pronti a partire all'avventura. Finalmente, aggiungerei. Sempre che io trovi quel cocchio di punto d'accesso al Lost River. Avete visto? Era veramente a un tiro di schioppo dalla nostra base, più o meno in quella direzione. E più o meno. Ok, abbiamo un problema di incendio a bordo. Come un problema di incendio a bordo? Wow, ok, ok, ok. Ho sbattuto su qualcosa, non stavo registrando. Ma porca la miseria, si sta riempiendo tutto. Aspetta, c'era un estintore, c'era un estintore, c'era un estintore. Dammi l'estintore. Arrivo, 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 arrivo. Portami di sotto, portami di sotto. Scaletta, scalettami di sotto. E che cocchio, non ci sono più le scalette di una volta. Dov'è l'incendio? Qualcuno ha visto incendi? Io non ho visto incendi. Dove vuoi? Ah, sto bruciando tufi. Fatemi passare, non mi fate passare. Ma porco canaglia. Arrivo, 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 arrivo. Ma è una cosa che vada come deve andare? E beh, i pesci non affogano, la peggiore delle ipotesi. Che faccio uscendo da qua? Ho capito, ma non mi facevi scendere. Ok, ho trovato l'incendio. Nessun problema, che penso mi? Posto? Ho risolto l'incendio? Credo. Non ci sono altre tracce? Perché siamo ancora... Grazie. Ok. Non mi ero minimamente impanicato. Direi che abbiamo subito dei danni e stiamo imbarcando acqua. Quindi vediamo di andare là fuori. Cosa poi ho urtato? Credo che mi abbia... Ah, devo aver urtato uno di voi. E mi avete ripetutamente attaccato. Oh, porca la miseria! Aspetta! Torna a bordo! Torna a bordo! Torna a bordo! Ho capito cosa avevo urtato! Ho capito cosa avevo urtato! Lancialesche! Lancialesche! Cala miseria! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Pezzo di erba! I motori erano anche già silenziosi, peraltro. Ecco perché andavo così lento, non capivo. Ho capito, possiamo resistere ancora un po' di danni, dopo lo ripariamo. Devo scendere un cicinino. Ci ho messo una vita a trovare questo punto d'accesso. Ok, siamo al sicuro, radar dice di sì. Oh, attiva la modalità silenziosa. Saremo ancora più lenti, dannazione. Ok, sono successe cose, questo è poco ma sicuro. Una cosa è certa, Asdrubale ha passato momenti decisamente migliori quest'anno. Mi sa che stiamo veramente imbarcando acqua. Aspetta che rimetto qua l'estintore. Possiamo ripiazzarlo? Ok, perché sennò poi me lo dimentico. Cos'è che mi sta muovendo? Cos'è che mi sta muovendo? Caccia la miseria, non mi dire che mi sta ancora attaccando da dietro. Telecamera? No, mi sembra tutto tranquillo. Porca la miseria, sì, ci sta ancora attaccando. Ci sta ancora attaccando. Ok, attiva lo scudo esterno. Attiva lo scudo esterno. Posso avere le luci? Disattiva la cosa silenziosa. Ok, lo scudo esterno mi dovrebbe proteggere. Quel maledetto rompipalle, perché non era rilevato sul radar? Il radar non dice nulla. Radar, sei utile come un calcio in culo. Oh, maronne. Il livello di energia delle batterie sta scendendo vertiginosamente. Attiva tutto il motore. Attiva tutto il motore, non me ne frega niente. Non me ne frega uno stracocchio di nulla. Ok, abbiamo comunque 2 celle di energia extra. Nella peggiore delle ipotesi. Radar, sei inutile. 66%, ce la posso fare? Stiamo urtando letteralmente qualunque cosa. La profondità comincia a preoccuparmi. Scendi, scendi. Gesù. Sapevo che entrare in sto buco mi avrebbe fatto tirare una marea di porchi. Ok, devo disattivare lo scudo. Ok. Ti prego, dimmi che non mi sta più inseguendo. Anche perché io ho finito le esche. Ho capito, porta pazienza. Ok, fatemi controllare le telecamere esterne. Sì. Ok, abbiamo raggiunto la zona giusta. E direi nessuna traccia del maledettissimo Leviatano.
Oh, salve signorina, lei non è un problema? Ok, ora che là fuori non ci sono più i leviatani pronti a sbarrarci la faccia, dovrei poter effettuare le dovute riparazioni. Ah, ok. Ci sono punti che hanno subito notevoli danni? Ale. Potevi anche segnarmeli, direttamente. Sarebbe stato decisamente molto più semplice. Era andato tutto bene con Asdrubale fino adesso? Ovviamente in questo episodio dovevano capitare le peggio tragedie. E non siamo ancora arrivati dove c'erano le sanguisughe. Vabbè, non erano sanguisughe perché quelle si ciucciano l'energia elettrica del nostro veicolo. Però siamo già scesi parecchio, siamo già a 700 metri. Non posso scendere ancora più di tanto per dover di cronaca. Dovremmo essere vicini al punto in cui abbiamo craftato la nostra base di fortuna. Quanti boia di danni hai subito, Ciccio? Quel cattivone del Leviatano. Ok, dovrei aver riparato tutto. Sì. Non vedo ulteriori danni, quindi siamo pronti a ripartire. Oh, ottimo. Forse avrei dovuto guardare questo schema 3D. Però sì, la barretta della vita, chiamiamola così, è al massimo. Allora, abbiamo consumato purtroppo per noi troppa energia. Questo è poco ma sicuro. In verità con le luci accese vedo anche... Scusi, vedo ancora di meno. Vabbè, ho un attimino rigato la fiancata. Insomma, ci siamo capiti. Dobbiamo solo fare attenzione perché i nostri motori fanno arrabbiare un sacco le creature di questa zona. Il motivo? Non ne ho la più pallida idea. Sono tutti arrabbiati con la vita. Ok, ancora 140 metri me li po... Ho visto cose che si muovevano là sotto, sono scemo io? Oh, già, perfetto, Leviatano fantasma, che culo. Ok, non mi avvicinerei più di tanto. Forse con i motori spenti non attiriamo più di tanto la sua attenzione. Spegni i motori, spegni i motori. Spegni i motori. Porca la miseria. Signorina, non è il momento giusto per dover di cronaca. Ok, le luci interne possono rimanere accese, ma quelle esterne assolutamente devono essere spente. Io che speravo di avere un attimo di tranquillità. Ok, beh, gli acquari stanno funzionando, figlioli. Guardate quanti cocchi di pesci che non ci ritroviamo adesso. Se me li dovessi cucinare e mangiare, siamo virtualmente a posto. Vede? Vede che c'ho l'acqua, signora. Il pesce me lo procuro all'istante. È che il testa di minchia è letteralmente a un tiro di schioppo da dove mi trovo io. Allora, proviamo ad uscire con Giorgio. Porca la miseria. Devo recuperare un po' di risorse. Ok, buongiornissimo. No, non riesco a capire bene dove ci troviamo. Giorgino, tu puoi scendere qua, vero? Giorgino dice, non ci sono problemi. Non subisco nemmeno danni. No, ho trovato del normalissimo titanio per davvero. Vabbè, meglio che nulla, se dovessimo craftare qualcosina. È pur sempre la risorsa di base. Vedete, pian pianino il titanio che viene triturato, lui lo aggiunge al vano che si trova alle nostre spalle. Vano che molto probabilmente mi sono dimenticato di svuotare. Ok, e titanio ne abbiamo? Se non ricordo male, la muta era anche in grado di raccogliere le risorse normali? Come succede? Non ci... Au! Pessima idea! Ho premuto istintivamente, ma non è stata una buona idea. Come faccio a recuperarla? Dai! Vediamo un po'... Mi sa di no. Ok, ritorniamo là fuori, vediamo un po'. Dov'è il signore? Signore! Non lo vedo. Ok, mi serve il nickel. Grandi quantità di nickel. No, non voglio il quarzo. Dammi il nickel. Guarda, c'è quarzo dovunque. Avrò già visto almeno 8 depositi. Quello invece è titanio. Oh, porca la miseria. No. Ho capito dove siamo. È sopra di me. Se non lo vedi, non esiste. Se precipito là sotto, finiamo nella zona lavica. Ed è un pochettino... No, devo andarci per dover di cronaca. Che poi, detto tra noi, posso ritornare in qualunque momento da Asdrubale utilizzando il Sea Glider. Ok, provo a scendere un ciccinino. Oh, non finirà bene. Anche perché Asdrubale non può scendere già così tanto. Merda. No, mi sta salendo il panicume. Non ti girare nemmeno. E abbiamo superato i 1000 metri. Che cocchio. Ok. Wow. Che bello. Mi era mancato questo posto. Oh, vedo cose brutte là sotto. Vedo cose tanto brutte. No, questa non la possiamo riportare su, Senza Asdrubale è impossibile. Oh no. Statemi lontane. Maledette creature, statemi lontane. Ma sì. Posso ritornare su manualmente io. Ho letteralmente 4 minuti di ossigeno. Ok. Scendiamo con estrema delicatezza nei limiti del possibile. Oddio, qui ci sono molte creature arrabbiate con la vita. Io volevo solo del nickel. E una lenta discesa verso... Quello è nickel. Quello è un... Oh mio Dio, che bu... Oh no, non buttarmi di sotto. Razzi e arpione e tutte cose.
No, è minerale d'argento, ti sto odiando. Il modulo che ci permetteva di utilizzare l'energia geotermica per produrre energia elettrica, anche quello mi serve. Ok, continuiamo a scendere, evitiamo di mettere i nostri santi piedini nella lava. La butto là come consiglio spassionato. Gesù, mi sta salendo un panicume incredibile. Anche tu sei minerale d'argento? Tutti i depositi di argento qua. Ok, a Sdrubale si trova 460 metri. Non è un problema? Sì, sempre che le creature non mi smangino il culo. Oddio. Ok, vedo altri depositi, ma abbiamo titanio e quarzo ancora una volta. Quello è ancora argento. Dai. Mi preoccupa più che altro l'immane quantità di creature aggressive che si trovano a questa profondità. Wow! Vedo la cianite e porca miseria, se scendiamo di altri 50 metri, io sono nella M più totale. Ok, il calore non dovrebbe essere un problema fin tanto che non usciamo. Ok, dammi la spinta, dammi la spinta. Oh no, l'avete visto, vero? Io i suoi tentacoli li ho visti. Allora, facciamo che recuperiamo la cianite, così possiamo potenziare il modulo di profondità di Asdrubale e io dormo sonni più tranquilli. Cianite? Vieni da papino, porca la miseria, non provare a sfuggire. Veloce, 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 spero che non mi possa afferrare da dietro. Se mi jumpscare il bastardo. Porca la miseria, guardalo, lo intravedo. Lui e i suoi maledettissimi tentacoli. Ai tempi d'oro facevamo una base qua sotto. La potremmo ancora fare per dover di cronaca. C'è abbastanza materiale qua attorno per fare tutte le basi di cui un telone potrebbe mai aver bisogno. Allora, esco giusto un attimino. Sì, ok, non stiamo neanche subendo troppo calore. In effetti c'è tanto spazio. Ok, c'è un sacco di spazio. Dimmi che questo me lo posso recuperare io manina senza trivellarlo. No, 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 no. Oh, porco canaglia, mi ero dimenticato che il bastardo. Porca di quelli per porca torna dietro. Porco canaglia. Salve signore, che bello rivederla dopo tanto tempo. Ah, prego, si compenetri male con la roccia, non ci sono problemi. Oddio, non mi dire che ricompare attraverso. No, t'ho visto. Vabbè, ma così non vale. No, scusate che c'ho le sanguisughe, signore. Ok, se resta lì, se resta lì è buggato e io sono a posto. Corri, corri Lonino, non ti guardare indietro. È buggato? Si è sbuggato, non lo so, è confuso. Sono più confuso io. Ok, continua a correre, continua a correre. Continua a correre del titanio. Cianite come non ci fosse un domani. E dai, oddio. Siamo troppo vicini ai 1003 però. Ok, posso avere 5 secondi di pace mentre recupero altra cianite? Grazie, è molto gentile. Io neanche ci volevo venire in questo episodio. Cioè, ci volevo venire giusto sul finale per dire Otto, guarda, c'era anche questo bioma, è vero. In realtà dobbiamo raggiungere una base aliena qui, che non mi ricordo dove fosse. C'ho i vuoti di memoria. Ok, dovremmo avere un sacco di cianite. Perfetto, più che sufficiente, immagino, vero? Ok, leviamo le tende. Guarda che zona! Sembra davvero di essere finiti all'inferno. E non ditemi che non è così. Ah, per inciso si scende ancora di profondità volendo, Questo ve lo garantisco. Però questa zona è piena zeppa di depositi di titanio. Come ho detto, è il punto perfetto per fare la base. Col signore poi che ti fa bubussette all'improvviso? È assolutamente un'idea imbecille. E vi garantisco che il telone, nel prossimo episodio, ti fa la base qua sotto. Signore, no, 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 non mi rompa le balle, non mi rompa le balle, non mi rompa le balle. Non mi teletrasporti fuori dal veicolo. Per favore, che non è giornata. Ok, 840 metri da Sdrubale. Potrei ancora farcela, credo, forse, spero, non lo so. Tecnicamente non abbiamo neanche subito danni fino adesso, non è una cosa da poco. E con tutta questa energia geotermica possiamo alimentare la base da qua fino alla fine dei tempi. Oddio, ti prego, dimmi che sei quello che credo che tu sia. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Uraninite! Ah, abbiamo anche uranio in caso di necessità. Della serie è meglio abbondare? Non ci sono problemi. Dai, non è possibile. Argento, titanio, quarzo. C'è di tutto. C'è di tutto meno l'unica risorsa di cui ho bisogno. Forse non spawna a questa profondità? In effetti sono sceso veramente troppo. Non devo scendere così tanto. Ah! Porca miseria, che spavento! Sta teletrasportando anche le altre creature infette. No, 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 che a me queste cose non le dici. Oh, Bonnie! Ecco che mi hai teletrasportato fuori. Sei un pezzente maledetto. Dov'è? 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 Non lo vedo. Mi sto facendo cogliere leggerissimamente dal panico. Qualcuno lo vede? Sono tanto impanicato, sono un sacco impanicato. Fammi rientrare perché ce ne sono due qua sotto. Ce ne sono due, non uno. Oltre a un'immane quantità di creature affamate e bastarde nel profondo. Lo so signorina, è una giornata difficile per tutti. Sto anche tornando indietro. Oddio. Ok, salviamo la partita perché se muoio mi incocchio.
Allora, andiamo là fuori e accoltelliamo qualche pesciolino. In verità, qui ci sono dei pesci con un gigantesco occhio che sono altamente nutrienti e sono perfetti. E dai, magma coso, perfetto. Grazie, molto gentile. Dicevo, sono perfetti per garantire un ottimo sostentamento e un'ottima alimentazione. E porca la miseria! E qua sotto! È compenetrato sotto la mappa! È compenetrato sotto la mappa, ma non vale, lo vedete? Eccolo lì! Si è compenetrato sotto il pezzo di erba. No! Giorgio! Oh, non dirmi che l'hai compenetrato sotto la mappa. No! È sotto la mappa! È sotto la mappa! Non ci cre... No! 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 E poi no! Io ho ancora la gola che si deve riprendere, ste cose non le accetto. No! Non è possibile. Per fortuna che ho salvato prima. Per fortuna. Salve, sono il telone del giorno dopo, quello che ha editato il video che avete appena visto e tutte cose. Allora, in teoria, dovrebbe essere tutto a posto? Fin tanto che leviamo le tende alla velocità della luce. Incrociamo le dita perché non c'ho voglia di tirar porchi, voglio finire di editare il video, pubblicarlo e via dicendo. Non è possibile, il vantaggio è che adesso il bastardone è compenetrato sotto il terreno, quindi io mi posso muovere avanti e indietro con maggiore tranquillità, a meno che lui non respawni in un punto differente. Lo svantaggio è che mi può attaccare da sotto, non ho più protezione io praticamente. Signora, ho capito, ogni volta che facciamo il... Oh, in 86 mi state parlando, ogni volta che carichiamo un nuovo livello si bugga tutto. Aspetta, aspetta, vai, 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 veloce, 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 fuori di qui. Fuori di qui, aggrappati da qualche parte. E... ok, dovrei essere un cicino più al sicuro. Cerchiamo di ritornare verso Strubale, non vorrei che capitasse qualcosa anche a lui, visto che l'ho tecnicamente abbandonato. Dimmi che tu sei quello che sto cercando. Oro. Ho trovato tutti i minerali, i materiali e via dicendo. Meno che quello stracocchio di nickel. Come ho detto, cerchiamo di stare più in alto. E così facendo, forse anche per il bastardone sarà più difficile riuscire a raggiungermi. Ottimo. Da qui non mi può neanche sparare le palle di fuoco, a meno che non passi di nuovo attraverso la roccia. Oddio. Può ancora spuntare, per inciso. Vai. Mi pento di non aver sbloccato i potenziamenti del modulo posteriore, del jetpack posteriore, lì come cocchio si chiami. Niente, è finita l'energia. Peraltro davvero le luci di sto veicolo fa... Non volevo precipitare, ma grazie, molto gentile. Oh, questo è un buon segno. Questo è veramente un ottimo segno. Non volevo venire qui. Ok, c'ho i flashback del Vietnam. Signori, questa è veramente, credo, un'ottima notizia. Signorina, dopo mangio? Oh, mi sa che si va alle centrali termiche da questa parte, vabbè, centrali, non mi ricordo come cocchio si chiamassero. E ci sono anche delle uova di creature. Bene, figlioli, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Non mi ricordavo neanche ci fossero accessi o altro da queste parti, ma meglio così effettivamente. Intanto che il bastardone non riesce a compenetrarsi ulteriormente, io sono virtualmente al sicuro. Dicevo, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Vai ciccio. No, più verso l'alto. Più. Oh, non ti hanno mai sistemato, vero? No, e non è neanche colpa tua. Dicevo, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi si compenetrano i leviatani con le pareti di casa. Dai, se poste cose. Dai, spingimi, tirami verso la... Perfetto, noi ci vedremo. Se non muoio prima o disinstallo il gioco, in un prossimo video. Ma corco cane. Ah, ok, ho trovato la struttura nel frattempo. Ciao ciao.